Il Teatro della Sena di Feltre si prepara a essere riconosciuto come monumento nazionale. È stato approvato alla Camera l'emendamento con il quale l'onorevole leghista Ingrid Bisa chiedeva l'inserimento dell'edificio cinquecentesco di Piazza Maggiore nella lista. L'aggiornamento sullo stato dell'iter è stata l'occasione per l'onorevole di toccare con mano le bellezze ospitate dal Palazzo della Ragione, accompagnata dall'amministrazione, dal presidente del Fondo Comuni Confinanti Dario Bond e dal rappresentante del partito Andrea De Bernardin. Ora tocca al Senato. Secondo la deputata, il teatro potrà presto beneficiare di un vigoroso incremento di notorietà e prestigio. Auspico che il provvedimento abbia l'iter più veloce possibile. Teniamo in considerazione, insomma, che in questa proposta di legge sono stati inseriti 400 teatri a livello nazionale su 3.000, quindi comunque un importante punto di partenza. A livello economico ci sono già dei fondi che vengono rimpinguati nella legge di bilancio ogni anno. In questa legge di bilancio 2023 per il 2024 il fondo relativo, insomma, al Ministero della Cultura porta un importo di 1,680, mi sembra, milioni di euro, quindi anche a livello finanziario, insomma, c'è un fondo ad hoc. Questo emendamento ci porterà, se diventerà legge, ci porterà ad avere una sorta di grado di interesse e di importanza a livello nazionale e internazionale su dei progetti sia italiani che europei, e potremo in qualche maniera finire assieme ai fondi comuni di confine questa importante opera. E per quanto riguarda l'apertura del teatro, mancano ancora alcuni ritocchi per consolidare la sicurezza della struttura, un intervento da 1,5 milioni di euro, ma l'inserimento della Sena nell'elenco dei monumenti nazionali potrebbe schiudere interessanti prospettive. Da qui in avanti è possibile, attraverso questo riconoscimento, anche accedere certamente a dei finanziamenti di cui necessitiamo per poter portare a conclusione quest'opera che tutti aspettano da tanto tempo.